padre, un fratello, una guida, un amico con il quale gioire, confrontarsi e crescere. Viene ricordato così dai fedeli membri della comunità di Calcinelli il loro parroco, Don Giuseppe Monaco, durante il funerale celebrato oggi alle 15 nella chiesa di Santa Croce ed officiato dal vescovo della diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola, Armando Trasarti. Nato a Villa Chiara il 29 novembre 1948 ed ordinato presbitero il 5 giugno 1976, Don Peppe si è spento all'età di 72 anni lo scorso 25 gennaio all'ospedale San Salvatore, dove era ricoverato per coronavirus. Un sacerdote dai modi all'apparenza severi, ma che nascondeva un cuore buono, generoso ed amichevole, e che lascia una comunità a lui profondamente legata da sentimenti di affetto e gratitudine, che si stringe attorno a sua sorella Annunciata Maria, che viveva al suo fianco nella casa parrocchiale. Ti ringrazio per tutto il bene. Prega per i nostri genitori. Ciao! Presenti alla cerimonia per salutare l'amato parroco, oltre a tutta la comunità di Calcinelli, anche Stefano Aguzzi, ex sindaco di Colli al Metauro, ed Enrico Rossi, primo cittadino di Cartoceto. La sua perdita è stata un duro colpo, ha poi affermato Andrea Giuliani, sindaco di Colli al Metauro. Siamo contenti oggi di aver avuto qui con noi tanti fratelli sacerdoti, il vescovo, le autorità civili e militari, per stringersi attorno a questa comunità che oggi è veramente triste. Perdiamo un amico, un fratello, oltre che un parroco e un pastore di una comunità. E auspichiamo che il vescovo trovi presto una soluzione per questo territorio, perché questa parrocchia ha dimostrato fin dagli anni 90 di essere una parrocchia capace di svolgere un ruolo trainante. Te ne vai come usavi fare spesso, lasciando la festa prima che fosse finita, sbattendo le tue mani sul tavolo e esclamando: ecco, come a dire, tutto è compiuto, vi ho dato ciò che potevo, ora andate avanti senza di me. Questo maledetto virus ti ha portato via troppo presto, ma non abbastanza per impedirci di godere di quell'amore che va oltre, come dici tu. Nel Vangelo è scritto: in verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Noi abbiamo la certezza, Don, che sei salito in cielo e che il Signore ti abbia riconosciuto ed abbia visto in te tutti i cuori delle persone che hanno sperimentato la carità delle tue opere. La tua vita resterà l'omelia più bella che ci hai lasciato. Ciao, uomo giusto, veglia su di noi.